quanto riguarda andando sui numeri, per quanto riguarda la convenzione che verrà circolata con il comune di Notaressa, naturalmente invece di essere pagato che sarà 4 giorni a Mociano di Notaressa, sarà il 66% pagato dal comune di Mociano, che sarà comune capofila, il 33% dal comune di Notaressa, che restituirà la parte a Mociano. Grazie. Scusa, l'assessore competente, non so se mi sono perso un passaggio, e chiedo scusa, buonasera a tutti. Non ho capito perché il motivo per cui Bellanti ha deciso di lasciare andare via una professionalità così competente e qual è il costo che ricade su questa amministrazione rispetto a ieri, da oggi. Sì, prego, rispondi. Allora, noi abbiamo chiesto per l'anno per prima volta di portare Mociano a 4 per l'anno 2, il sindaco di Bellanti non ci ha mai concesso, ritenendo importante la presenza del segretario 3 giorni alla settimana. Dopodiché la convenzione ci è scissa perché la segretaria ha ritenuto opportuno accettare le richieste da parte del comune di Notaressa e quindi è passata a Notaressa, non è stata una scelta. Per quanto riguarda la spesa, prima rilevavamo il 50% della Mociano Bellanti, adesso siccome il segretario ha preso a 4, il minimalista è 66 e su vabbè, i importi che sono. Posso pure dire, tanto io su 180.000 euro il 66% è Mociano e il 33% è Notaressa. Allora, 140. Il lordo è stato sì, sono 87.000. Di Mociano? No, 180. Sì, 180. No, 180. Il 66% di 86.000 euro. La differenza tra quello che abbiamo pagato fino a ieri e quello che ci costerà da oggi. Che poteva dire apparteneva
la maggioranza nel 2008 della consigliatura precedente, ma insomma era nell'immediatezza delle elezioni, e chi faceva parte della consigliatura precedente per la maggior parte sta ancora qui. Possiamo parlare, per esempio, non lo so, del concorso dei vigili, sempre in quella fascia di quei due anni. Quindi probabilmente che ci fosse un problema di legittimità degli atti amministrativi, questa maggioranza se ne è accorta dopo due anni, quando forse ha cominciato a dubitare e anche a capire che quando si siede su quei banchi si amministra, non si comanda. E quindi siamo arrivati a tre pavimento. Adesso arriviamo a quattro. E ripeto, questo non significa disconoscere un discorso ovvio che è sulla professionalità che ci viene data dal nostro segretario generale. Ma non è che lei si può sostituire alle vostre inefficienze, perché io la vedo in questi termini, e tantomeno sto a parlare di un supereroe che può stravolgere quello che adesso è l'ultimo colpo di coda della maggioranza, che questo è il significato politico che si deve dare a questa scelta. Del resto, io non ho letto la delibera di scioglimento della convenzione a Bellante, ho letto tutti gli interventi, e il sindaco di Bellante, che è lo sindaco di stesso colore politico vostro, tra l'altro le liste si chiamano pure allo stesso modo, diciamo Democratica, Bellante Democratica, ha tenuto a sottolineare che è stato il sindaco di Mociano a manifestare l'intenzione di pervenire allo scioglimento anticipato della suddetta convenzione, leggo testualmente, motivando la scelta con la necessità di avere la dottoressa Regini un giorno in più presente presso i propri uffici. Quindi l'esigenza di un supporto ulteriore da un punto di vista tecnico-amministrativo ovviamente ha a monte delle scelte politiche, per cui noi abbiamo la necessità di avere qui la segretaria. Inciso, vogliamo parlare di quello che è successo dal 2009 al 2011 di CISU e delle scelte che ha fatto questo comune, perché ogni tanto poi mi viene in mente qualcosa in più. E quindi ripeto, probabilmente non è che questi sette mesi salveranno la parvenza di tanti illegittimità amministrative che questa maggioranza porta davanti comunque indipendentemente. E io la leggo in questo modo. Poi per quanto riguarda il fatto della maggiore entrata e della minore entrata, io credo che sia dovuto, perché giustamente il compenso viene pubblicato come deve essere pubblicato per i funzionari apicali, ma dobbiamo anche spiegare perché rispetto a quello che è successo fino al 30 di settembre, parliamo così, o comunque quello che succederà da domani, mettiamo così, perché la convenzione di Bellante è scaduta il 30 di settembre, noi come comune capofila rispetto a Notaresco avremo un introito, una minore entrata, se non erro. Nel senso che il comune Mociano paga l'intero costo, che verrà rimborsato per quanto riguarda la quota di competenza pari al 33% da comune di Notaresco. Ho chiesto questa mattina quali erano, diciamo, i dati precisi dell'ufficio d'ingegneria, che mi ha dato dei dati diversi da quelli che ha detto prima. Nel senso che mi ha detto che arriviamo a 1.350 euro mensili lorde, quindi arriviamo a 19.000 euro l'anno lorde, non 13.000. Questi, ripeto, sono i dati che mi sono stati dati oggi forniti, che, ripeto, poi portano un dato politico importante da sottolineare, e in questo, ripeto, il fatto della segretaria non c'entra niente. Voi portate ad una proroga a 4 giorni del segretario generale, che, ripeto, è, al di là della competenza che non viene messa in discussione, una decisione anche di fiducia principalmente del primo cittadino, cioè il sindaco, a 7 mesi dalle elezioni. E nella convenzione successiva, che è, diciamo, quella che andiamo ad approvare oggi, sappiamo che un possibile recesso ci sarebbe solo se anticipatamente a 60 giorni chi si insedia deve comunque comunicarlo alla segretaria, che comunque mette una posizione di imbarazzo. Questo problema non lo siete neanche posti, perché loro, voi pensate comunque che entriamo noi e quindi va bene lo stesso così. In realtà non è così. Qui il problema non è da un punto di vista amministrativo e tecnico, noi non discutiamo di quello, ci mancherebbe, ma chi vuole mettere in discussione le capacità della figura vitale dei funzionari di questo comune? Parliamo di quella che è la scelta politica a monte, che non è corretta, che non è giusta e che, ripeto, a 7 mesi dalle elezioni, se richiede un supporto ulteriore da un punto di vista tecnico-amministrativo, deve avere a monte delle scelte politiche fatte, di cui forse dovremmo essere resi conto. Perché non ci può essere miracoli per visti, a meno che non c'è poi sulla via di Damasco un'illuminazione generale alla fine dell'ultimo scorcio di legislatura, per cui alzo le mani, tutto è possibile. Oggi l'abbiamo visto pure quello che è successo in Parlamento, quindi
non è quello. Poi, altra cosa, nella convenzione che andiamo ad approvare viene individuata un'ulteriore figura che ho visto e anche prevista dal nostro statuto, che è quella del vice segretario. Ora, se questa figura effettivamente può essere operativa, è il caso di inserirla. Laddove questo non è necessario, questa è una scelta, ripeto, è nello statuto, quindi che c'è a monte indipendentemente dalla convenzione, togliamola, e togliamola anche dalla convenzione, perché se c'è, allora significa che c'è una, nella nostra pianta organica, un altro funzionario di tipo apicale con determinati tipi di competenze che può coadiuvare la segretaria laddove lei sia assente per qualsiasi motivo, anche nei giorni di assenza o per altri tipi di assenze, oppure non ce la mettiamo per niente. E ripeto, siccome per me questa scelta non è di tipo tecnico-amministrativo o tantomeno di sindacabilità della professione della segretaria, ripeto, ci mancherebbe altro, da un punto di vista politico, siccome io la spiegazione di questa scelta non ce l'ho, è una scelta vostra, il sindaco di Bellante ha tenuto a sottolineare che è una scelta esclusiva del sindaco. A me personalmente fa piacere che la segretaria ci sia, con cui io tra l'altro insomma parlo molto tranquillamente e non mi ha mai negato nulla, però ripeto, una scelta che rimane della maggioranza. Chiedo la parola. Valeria. Martini, replica. Ma una replica va fatta al assessore Fontanelli, che forse stravolge sempre le situazioni e i discorsi. Sono d'accordo col consigliere Piccioni perché deve stare 5 giorni. Ebbene, cosa vuol dire? Io vi ho detto un'altra cosa. Vi ho detto che all'inizio, e questo lo devono sapere i cittadini, questa maggioranza all'inizio consigliatura ha richiesto 2 giorni la segretaria. Via via camminando 3 giorni, adesso 4 giorni. Quindi questa è altra cosa, la figura della segretaria, che ci può stare anche 5 giorni o anche 6 giorni, a me mi va bene, mi verrà retribuita per il giusto compenso che deve prendere. Forse l'assessore Sottanello farebbe bene a parlare di meno quando non capisce le cose, forse dopo 4 anni e mezzo non si è manco reso conto che sta ad amministrare un paese. Quindi questa amministrazione, ma non solo lei, tutti quanti, se è partita con 2 giorni, poi 3, poi 4, io ne capirò poco, ma i cittadini forse capiranno meglio che un conto è amministrare, un conto è andare a portare le serenate per disposto. Mi chiede la nuova di Matteo, no? Ah già, scusa, giusto, prima fatto l'uomo. Mi sono permessa di mettere in evidenza il costo dei funzionari locali di questa amministrazione in più rispetto a quello che pagavano tutt'oggi, solo esclusivamente perché nella città che non avendo questa cosa la sa, perché andiamo a spendere in euro ormai da decenni, ma non si fa nessun taglio alla spesa pubblica, anzi il primo ministro Letta oggi ha detto che hanno tagliato circa 1,5 miliardi di euro alla spesa pubblica, senza però dire dove la tagliano la spesa pubblica, ovviamente, perché sarà tagliata alla sanità, al sociale, alle persone che hanno bisogno, decisamente non è una bella cosa di cui farsi bello. Si è tagliato i servizi come i tribunali, e adesso mettendo nelle condizioni le persone, invece di fare 10 km per il tribunale, devono fare 70. Forse questo taglio non è un taglio di cui farsi bene. Per cui parlavo, chiedevo il problema della spesa, perché è inevitabile pensare che in ogni amministrazione un funzionario, un dirigente, più giorni c'è e meglio è. Questo è inevitabile. Certo, la scelta di averla però per 20.000 euro, 19.000 euro in più l'anno, è una scelta che va pesata, non perché si debba stabilire o meno se questo dirigente ha valore o non ha valore, ma pesata rispetto alle esigenze di questo paese. Allora noi abbiamo altri
progetto, comunque funzionari collegati in questa amministrazione, che decisamente non sono pochi. Noi abbiamo incaricati, posizionati, uno all'urbanistica, uno ai lavori pubblici, e sfido chiunque di voi a raccontarmi dei lavori pubblici che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Abbiamo incaricato la ragioneria, uno ai vigili, più la segretaria. Ma vi sembrano pochi per un'amministrazione come questa? Vi sembrano funzionari apicali cui abbiamo bisogno veramente tutti questi? Vi sembra che dobbiamo avere oltre questi anche funzionari responsabili e quindi in più ore di questo dirigente? Allora la domanda non è questa signora è brava, meno male, la domanda è un'altra, ma di che cosa abbiamo bisogno? Questo paese sta facendo del legame, come abbiamo detto l'ultima volta, aggiudicando a ditte che ci offrono 75.000 euro di meno. Che cosa porterà? La domanda è, visto che il segretario generale sovrintende a queste cose, anche alle gare di cui si occupano altri ministeri, per 75.000 euro, lo sa il segretario generale cosa ci dà in più? Avrà partecipato sicuramente alla commissione, neanche, quindi per un po' che figura apicale ci abbiamo, partecipa neanche alla commissione di gara della spazzatura, che è penso l'atto più importante di questo ente negli ultimi 5 anni. Ma soprattutto perché si tratta solo esclusivamente di soldi dei privati, perché di questo stiamo parlando, e non abbiamo ancora capito se da quella gara uscirà fuori che oltre a sentire la spazzatura la ditta porterà anche il caffè ai cittadini la mattina, oltre a ritirare la spazzatura, perché per 75.000 euro io vi faccio fare il conto di quanto costa questa cosa. Allora cosa vuol dire avere dirigenti bravi se poi invece la politica? Cosa sono i tecnici? Il tecnico è quello che guida la macchina, ma non è quello che decide il percorso. Il percorso lo decide il politico, il sindaco, la maggioranza, i consiglieri, l'assessore. Questa strada che voi avreste dovuto indicare già 4 anni e mezzo fa, qual è? Qual è l'indirizzo che avete dato a questo ente, a questo paese? Qual è il disegno? Qual è il programma, il progetto? Stanno per finire i 5 anni. Quale progetto è stato creato in questo paese? La crescita delle scuole, la sistemazione del patrimonio pubblico, l'illuminazione delle strade, l'aiuto agli artigiani, il sostegno ai ragazzi che vanno a scuola. Qual è stato questo progetto? Non l'abbiamo ancora visto, sono passati 4 anni e mezzo. Siamo venuti in questo Consiglio Comunale a chiedere per 4 anni e mezzo di parlare dei cittadini di Mociano, di metterli loro in primo piano in quest'aula, qui in mezzo a noi, di verificare le esigenze di questo paese. E vi stupite quando uno fa una domanda dicendo quanto costa in più questa giornata? Come se ci stessimo permettendo una cosa di cui non possiamo permetterci. Invece ci possiamo permettere. Voi vi avreste dovuto permettere per i primi. Era la prima domanda che vi dovevate fare. Ma quanto ci costa in più? Ma ci serve? Ma possiamo farne a me? Questi 20.000 euro possiamo farci qualcos'altro? Ma veramente abbiamo bisogno della segretaria un giorno in più o possiamo noi sopperire lavorando in più, venendo il pomeriggio con un sindaco a tempo pieno in questo palazzo? Questa è la domanda che vi dovete fare, ma soprattutto questo segretario ce l'ha l'indirizzo per guidare questa macchina? Ha capito dove voi volete andare, dove volete arrivare?